Buongiorno a tutti e benvenuti a questa iniziativa. Innanzitutto io voglio ringraziare gli organizzatori, il laboratorio Lapsus, i ragazzi del laboratorio Lapsus che come sempre sono efficienti nonostante la scarsa presenza di pubblico, non è certo colpa loro, direi che semmai il tema è un tema che evidentemente riscuote, devo dire anche in modo abbastanza curioso, sorprendente poco interesse, mi auguro che sia soltanto dovuto al fatto che ci sono ancora lezioni in corso, comunque vari impegni da parte degli studenti, eccetera. Noi abbiamo inviato attraverso anche Lapsus una serie di mail, speriamo che nel corso dell'incontro si possa vedere appunto più presenti. Intanto ringrazio ovviamente chi è qui per la gentilezza. Dunque voglio innanzitutto appunto quindi ringrazio Lapsus, ringrazio il Dipartimento di Studi Storici, la professoressa Maria Luisa Metti, il direttore, mi ha pregato di portare i suoi saluti personali del Dipartimento, non è potuta esserci per impegni accademici gravosissimi perché ormai siamo subissati dalla burocrazia, come sappiamo bene, e naturalmente ringrazio i nostri ospiti. Innanzitutto la professoressa Francesca Romana Recchia-Luciani, che è una storica della filosofia dell'Università, docente di storia della filosofia e saperi di genere dell'Università Aldo Moro di Bari, ed è la co-curatrice insieme a Luciano Patruno del libro che presenteremo, Opporsi al negazionismo, appunto un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici. Ringrazio anche il dottor Emanuele Dallo, che è dell'Università di Milano e che è il coordinatore della rete universitaria per il giorno della memoria, un'iniziativa nata alcuni anni fa con varie, attraverso appunto l'intervento, dall'idea di Paolo Coe dell'Università della Calabria, poi sviluppata su un po' in tutta Italia. È un'iniziativa che prevede tra le tanti appuntamenti ogni anno un corso di didattica sulla Shoah per i docenti delle scuole medie e superiori, dei licei delle varie regioni, dipendenti dalle università che aderiscono a questa rete. Emanuele e il sottoscritto si sono occupati appunto di estendere anche a Milano, all'Università degli Studi di Milano e al Dipartimento di Studi Storici appunto questa incombenza. Devo dire che abbiamo avuto un buon risultato l'anno scorso, 16 ottobre di ogni anno, lo dico anche ai presenti perché è aperta comunque questa iniziativa, ci sarà quindi anche il prossimo 16 ottobre questo incontro che in realtà è un seminario di uno o due giorni, tra l'altro abbiamo avuto anche a disposizione le conoscenze e la gentilezza del dottor Stefano Gatti dell'Osservatorio sull'antisemitismo del Centro di Documentazione Ebraico Contemporaneo di Milano, che è qui presente quindi con noi anche per discutere, per chiacchierare su questo bel libro. Bene, fatto tutte queste, non credo di aver dimenticato nessuno, stavo sottoscritto ma non mi ringrazio mai, volevo appunto dire due parole su questo incontro. Si tratta di un libro in qualche modo innovativo, anzi senza in qualche modo, innovativo perché è un libro che affronta un tema già affrontato da altri studiosi, proprio nei mesi precedenti è uscito un bellissimo lavoro di Claudio Vercelli sulla storia del negazionismo, e poi ci sono stati altri lavori, la domanda Cesare e altri ancora che hanno appunto possesso di Cesare che si è occupata anch'ella di negazionismo. Questo però è un libro che in qualche modo, senza nulla togliere gli altri lavori, rappresenta un passaggio aggiuntivo, e cioè un vero e proprio lavoro corale e multidisciplinare, un approccio multidisciplinare a un tema complesso, difficile, come quello del negazionismo. Ovviamente lascerò poi a Romana il compito, alla professoressa Recchia Luciani il compito di affrontare, spiegare, raccontare il libro, e ai miei cari ospiti anche il compito di approfondire il tema. Volevo dire due parole su questa annosa questione. Mi viene in mente innanzitutto una citazione che secondo me è molto interessante, che viene riportata da Primo Levi, e che è una citazione di un riportata da Primo Levi perché l'ha ascoltata da Simon Wiesenthal, grande cacciatore di nazisti anno fa, e costui l'aveva ascoltata, l'aveva sentita,
cominciare da un ufficiale delle SS alle sue vittime ad Auschwitz. In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi, diceva l'SS. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se qualcuno scappasse, il mondo non gli crederà. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Questo è il negazionismo. Quindi il negazionismo rappresenta, in sostanza, la conclusione, il perfezionamento di un crimine. Il criminale, prima di tutto, progetta l'omicidio. E questo viene fatto attraverso una lunga analisi approfondita, non solo il Mein Kampf, tutta una livellistica si sviluppò negli anni 30 e ancora prima negli anni 20, se dovessimo poter tornare indietro, qui abbiamo degli esperti dell'argomento, potremmo risalire, come Emanuele sa bene, addirittura la notte dei tempi. Il criminale, dopo aver progettato l'omicidio, lo esegue. Immediatamente dopo, salvo casi di presentazione della salma, quasi sempre fa scomparire il corpo della vittima, e questo che accade con i forni crematori, e fa e distrugge l'arma del delitto, sottrae la giustizia alla corpus. È quello che capita con la distruzione dei praticamente di 4 almeno su 6 campi di annientamento, perché non c'è più nulla, a parte perché non è neanche un capo, ma sono Benzek, Magliani, che vengono di fatto tolti di mezzo dalla memoria. L'ultima cosa che fa, e fa saltare in aria ovviamente le camere a gas, anche di Auschwitz, eccetera, ma questo vale anche per i campi di concentramento di passato, pensate alla riserva di San Saba, viene distrutto forno crematorio prima della fuga dei nazisti e dei loro collaboratori. Tengo a precisare sempre che i nazisti non lavoravano mai da soli, ma con volonterosi carnefici, compresi anche gli italiani. L'ultima cosa che fa il criminale è negare di averlo ucciso. Quando viene catturato o quando in qualche modo si trova nelle condizioni di dover dire cosa ha fatto, nega. Ecco, il negazionismo quindi non è una categoria storiografica. Il negazionismo è parte integrante del crimine. E non a caso, non voglio andare troppo per la lunga per non sottrarre il tempo ai nostri ospiti, non a caso i primi negazionisti furono gli stessi coautori, coartefici della Shoah e degli olocausti, degli altri olocausti, minori sono in termini di legge, non in termini di brutalità. Zingari contro gli omosessuali, contro i testimoni di Geova, massoni, liberali, socialisti, comunisti, qualsiasi nemico possibile e immaginabile per il nuovo ordine mondiale. Chi era? Maurice Bardèche, il primo, diciamo, autore di un libello post-bellico semiclandestino, era un esponente di punta dell'intelligenza e anche della politica di Vichy, e apparteneva peraltro alle correnti più antisemite. Otto Renner, altro esponente del negazionismo negli anni 50 e 60, era il generale che conduce la repressione nel 44 contro il tentativo di Pulce di von Stauffenberg e dei complottisti, diciamo, dell'operazione Valkyrie. E Renner sarà talmente negazionista ad essere accolto a braccia aperte da Nasser, da Assad, sostenendo una causa sino alla sua morte, al punto tale di essere intervistato da Radio Islam, dove dichiarerà, proprio durante un'intervista poco prima della sua morte, mi pare nel 93, che le camere a gas non sono mai esistite, lui ha visto che non erano mai esistite. Ecco, questo è il primo negazionismo, poi ce ne sono tanti. Lascio naturalmente poi chi vorrà leggere il libro, poi ci sono appunto delle analisi da questo punto di vista, e le varie scuole negazioniste giungono poi al loro perfezionamento con una scuola pseudo-storiografica, come Polisson e Irving e altri ancora, i quali Carlo Mattoni, che è, diciamo,
negazionista di casa nostra, non qui per fortuna, purtroppo in qualche accademia c'è anche qualche docente che ha aperto le porte al negazionismo, non faccio nomi, anzi li faccio, Teramo, sappiamo bene come è finita. Ma ecco, questa pseudostoriografia che si basa su tutto quello che chi qui è uno storico, uno studioso di storia, ha sempre pensato, si basa sull'opposto delle metodologie storiografiche, piegare i documenti secondo la propria tesi e in qualche modo estrapolare delle memorie, delle frasi, dei ricordi, togliendoli dal contesto generale anche dal dramma che si viveva, dimostrando che se la finestra della camera gas della palazzina della camera gas di Auschwitz era posizionata dietro anziché davanti, perché due memorie hanno due diversi ricordi, vuol dire che non c'è mai stata la camera gas, quindi falso in unum, falso in omnibus. E con questo concetto la storiografia virgolettata del collaborazione del negazionismo, lapsus freudiano, è conclamata. Il problema finale, chiudo su questo, ovviamente a Stefano Gatti, anzi no, prima abbiamo un inserto. Dicevo, la conclusione di questo ragionamento è che Sergio Luzzatto ha parlato tempo fa di crisi ermeneutica generalizzata, riferendosi al web. Il problema è che fin tanto che i livelli delle varie case editrici di nicchia dell'estrema destra, che ancora adesso albergano le conferenze, le riunioni semiclandestine, spero ancora per un po', di gruppuscoli neonazisti sparsi in tutto il mondo e anche in Italia, finché tanto che questo negazionismo restava ancorato a quell'ambito, beh, forse le nuove generazioni potevano essere tutelate, ma quando l'unica biblioteca disponibile, purtroppo, comunque utilizzata, non disponibile in realtà, utilizzata, mi corregge, dalle nuove generazioni è quella di internet, con tutta la bontà del web, che secondo me ha tutto un lato positivo per fortuna, beh, allora ecco che il problema diventa grave, impellente, un problema che ci porta a confrontarci con ragazzi molto giovani che, digitando la parola Shoah sul computer, su 10 siti ne trovano 8 negazionisti, con conseguente crisi ermeneutica, perché a quel punto l'approccio alle informazioni è un approccio ovviamente basato sulla menzogna. Da questo punto di vista il lavoro compiuto davvero con grande capacità, oltre che da Luciano Patruno, da Francesca Romana Vecchia Luciani, di raccogliere varie discipline per analizzare, studiare, comprendere il negazionismo, ma soprattutto per individuare gli strumenti che dovranno essere per forza strumenti di ricerca, creare, come dico sempre io, la task force di studiosi che non dovranno confrontarsi con chi non può essere confrontabile, perché come dice Pierre Vidal Naquet, grande antinegazionista francese, confrontare un negazionista con uno storico sarebbe come confrontare un astrofisico con uno che considera la Luna formata da formaggio roccoforo. Questa è la sua frase famosa. Sarebbe un'assurdità, una umiliazione per uno scienziato e ovviamente un diritto di tribuna che la tribuna non se la permette, non se la può, non se la deve permettere. Meritare. Pertanto è necessario attrezzarsi. Uscire dalla monumentalistica, dalla cristallizzazione delle giornate della memoria e dei ricordi vari, trasformare qualcosa di sempre più impalpabile per la nuova generazione in qualcosa di continuamente attuale attraverso appunto una ricerca che riporti anche in luce documenti che vengano utilizzati, ripeto, non per rispondere ma per riempire magari il web di notizie serie, fondate, vere, affinché quell'orrore sconfitto ma non scomparso non possa mai più ritornare. Grazie. A questo punto do la parola al dottor Stefano Gatti per un intervento su questi. Prego. Si dice sempre. È così. Allora, il negazionismo, il fenomeno negazionistico è nato intorno alla seconda metà degli anni 40
appunto come citava il professor Pozzi prima, quel contesto negazionista è stato scritto da un intellettuale collaborazionista francese che era Maurice Bardèche. Il testo fu pubblicato in Italia poco dopo la pubblicazione in Francia per i tipi di Longanelli, con il titolo Il servo della democrazia. Ed è un testo che ebbe anche una discreta diffusione. Successivamente poi è stato ristampato in anni recenti in una piccola casa editrice della neonazista, una piccola casa editrice di Genova. Comunque il fenomeno dell'ideologia negazionista è stato un fenomeno di nicchia, direi, fino a più o meno una trentina d'anni fa. È stato per moltissimi anni un fenomeno legato ad ambienti così nostalgici, legati al neonazismo. Ha cominciato a diffondersi, a uscire appunto dalle nicchie dei gruppi nostalgici, neonazisti e neofascisti, intorno agli anni 60, con la pubblicazione di testi di Boris testi di Rassinier, di Francesco di Rassinier, e che furono diffusi grazie anche all'intervento di una sorta di Pierre Joseph del negazionismo, che è Hans von Ders. Hans von Ders era un collaboratore di Goebbels, propagandista antisemita, che poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale fuggì in Argentina e successivamente andò poi in Egitto e da lì era su un centro studi sul sionismo, che in realtà era un centro studi per la propaganda ebraica. Ma comunque ripeto, il fenomeno negazionistico è stato un fenomeno abbastanza di nicchia fino a molti anni fa in Italia, si è iniziato a parlare di questo tema alla fine degli anni 70, 79, per esattezza, quando uscì un'intervista di Fuori Soldi su Mensile Storia Illustrata. Però è stato un fenomeno di nicchia. Sino a quando poi si è cominciato le tematiche negazioniste sono state diffuse attraverso la rete, quello è l'elemento che ha determinato la diffusione ad altre delle tematiche del negazionismo. Io ho detto che ideologia perché poi appunto il negazionismo è proprio questo, cioè non un progetto scientifico, un discorso di tipo antisemitico. Il termine negazionismo è stato introdotto in anni relativamente recenti, nel 1987, grazie a uno storico francese che si chiama Henri Rousseau. Prima si preferiva il termine, si usava il termine revisionismo. Ma appunto il termine del 1987 si inizia a usare il termine negazionismo. Il negazionismo si basa essenzialmente su quattro elementi, cioè nega che il regime italiano abbia pianificato questo sterminio antisemita, questo sterminio degli ebrei, nega l'utilizzo di cibi alle camere a gas e poi riduce il numero dei morti in area a bassissime proporzioni. C'è chi parla di poche decine di morti, forse parla di circa 200.000 morti, ma viene attribuito la morte degli ebrei a essenzialmente bombardamenti alleati, malattie che erano stati colpiti. E poi da quello deriva, diciamo, lasciato a questo punto, viene fatta entrare un paradigma di tipo cospirativista. Viene dipinta in una sorta di gigantesca truffa che è stata ordita dagli ebrei, dai sionisti, per estorcere denaro, per colpevolizzare le nazioni occidentali, quindi sia la Germania, e per poter legittimare l'esistenza e le politiche dello Stato di Israele. Poi il negazionismo si colloca in una visione e una considerazione ideologica di tipo giudeocentrica, cioè che vede gli ebrei un po' come motore della storia, perché sono protagonisti di tutti gli eventi storici. E poi quello che è interessante studiare a questo proposito è che il negazionismo, che viene dipinto come una sorta di la Shoah che viene dipinta come un'enorme truffa ordita dagli ebrei, architettata da Israele in lobby per poter appunto tenere sullo scacco il mondo, diventa poi una forma, una sorta di istigazione all'odio, perché se la Shoah è una truffa, a questo punto una reazione anche violenta nei confronti degli ebrei è giustificata.
Il tema delle migrazioni ha iniziato a diffondersi negli ultimi anni ed è più o meno quello anche in Italia, che sempre stato legato ad ambienti, ad ambienti estremisti essenzialmente della destra radicale. In Italia i primi documenti di tipo negazionistico sono stati pubblicati da un quindicinale, si chiama Candido, che era un periodico diretto da Giorgio Pisanoni, che era il senatore del Movimento Sociale Italiano, e i primi test negazionisti furono quelli di Candido, che uscirono più o meno nell'Italia. La pubblicistica negazionista è sempre stata pubblicata in Italia da piccole case editrici riconducibili alla destra radicale, sono edizioni di anni, Padova di Franco Freda, o adesso da una casa editrice di Genova che si chiama FD. Ed erano quindi solamente in pochi librerie di settore che si trovavano a Milano, Roma, Palestra Verde. Però ripeto, la diffusione delle tematiche negazioniste, la grande diffusione in Italia a livello globale negli ultimi decenni, più o meno, con la rivoluzione informatica intorno al 2004, che ha avuto rivoluzionato il web, cioè la famosa introduzione dell'arrivo del web 2.0, e quindi con l'arrivo delle piattaforme sociali, il web che condivide i documenti. E quindi questo ha determinato una grande diffusione delle tematiche negazioniste, cioè i libri che prima erano reperibili solamente nelle librerie di settore, oggi sono disponibili facilmente nel web, con una semplice ricerca si può trovare un po' tutta quella documentazione che prima, ripeto, era disponibile solamente in formato cartaceo, oppure, come ho mostrato prima nel documentario, sono stati prodotti anche dei documentari di stampa negazionista. Il primo documentario che ho mostrato, che è del 2012, è il primo documentario di stampo negazionista che sia stato fatto in Italia, è stato prodotto dal gruppo di Storfront, del gruppo di estremisti italiani. Quindi a questo punto questi temi hanno cominciato ad avere una maggiore diffusione. Vedete che c'è stato anche un maggior interesse nei confronti del tema perché all'inizio degli anni 2000 a livello globale si è scatenata un'ondata antisemitica che ha riguardato tutti i paesi del mondo, in maniera particolare i paesi europei. E uno degli elementi di questa campagna antisemitica è stato il tema del negazionismo. E quindi poi c'è stato anche un maggior interesse da parte dei media nei confronti di questo fenomeno. Fenomeno pericoloso, la pericolosità di questo fenomeno è stata percepita dall'Unione Europea e dalle varie organizzazioni all'interno dell'Unione Europea che si occupano di contrasto al razzismo e all'antisemitismo, e quindi poi le varie organizzazioni hanno spinto affinché i vari paesi introducessero delle leggi o si impegnassero per contrastare il fenomeno del negazionismo. E quindi appunto, la maggior parte dei paesi europei poi si sono dotati di strumenti legislativi per contrastare il fenomeno. Attualmente sono una quindicina di paesi, ci sono 18 paesi al mondo che hanno una legislazione contro il negazionismo e in Europa sono 14. Alcuni di essi si sono dotati di leggi contro il negazionismo, addirittura il 45, questo e l'altro, gli altri in tempi invece relativamente recenti. Dicevo prima della grande diffusione del tema del negazionismo attraverso il web. Dunque gli estremisti, i negazionisti si sono spostati in rete molto presto, diciamo, la diffusione del web della seconda metà degli anni 90. E appunto i negazionisti e gli estremisti, a partire dal giorno del web, della grande diffusione del web, si sono spostati tutti in rete. Io citavo prima il caso di Storfront, sito internet americano che ruota intorno al tema del negazionismo, si è spostato in rete appunto nella seconda metà del 1997. Attualmente ci sono a livello globale circa 20.000 siti internet di tipo estremista e migliaia di questi siti sono di stampo negazionista. In Italia abbiamo circa 30 o 40 spazi online che diffondono delle tematiche di tipo negazionista.
linguistico che hanno varie ispirazioni, sono essenzialmente vicini alla tessera nazista e fascista, ma ci sono altri vicini al cattolicesimo integralista. Comunque ripeto, sono circa 30 o 40 spazi online che diffondono questi temi in modo multimediale. Ci sono si va dalla saggistica ai documentari, alla vignettistica e addirittura alle canzoni, anche una corrente di espressione del negazionismo, sono le canzoni utenti in Nazi Rock. Poi una cosa interessante che abbiamo stato durante il filmato è stato il Diodone, questo comico Diodone Balabala, questo comico francese che propone una comicità intesa di antisemitismo e anche di negazionismo. Beh, lui nel 2012 ha curato un film che si chiama Antisemite, dove poi il tema del negazionismo è centrale. Questo film è stato un po' boicottato da tutti, ma si può facilmente trovare in rete, si scarica con estrema facilità. Dicevo prima del fatto che in Italia abbiamo circa 30 o 40 spazi online che si occupano di centrati sul tema del negazionismo, non pochi di questi spazi sono gestiti da docenti di scuola media superiore oppure addirittura da docenti universitari. Nel corso del filmato che è stato mostrato al professoressa c'era un intervento di Claudio Moffa, che è docente dell'Università di Teramo, il quale gestisce gli spazi internet dove il tema del negazionismo o il tema del negazionismo centrale. Ci sono dei ricercatori universitari che curano questi spazi, primo sono stato presentato in Cino Libertas e che appunto fanno questo diffondo di temi del negazionismo e lo fanno in modo molto intenso, molto limitante. E appunto in Italia si è cominciato a parlare di una legislazione contro il negazionismo all'inizio della metà degli anni 90, da un lato per pressione da parte delle organizzazioni europee e poi perché il tema ha cominciato, ripeto, ad avvalorare quindi a venire trattato anche nei giornali, nel caso del professor Moffa è stato uno degli esempi di lanci. Allora in Italia si è tentato di introdurre delle leggi contro il negazionismo dal 2004 anno fino al 2004 non si è giunti alla conclusione, insomma. Il primo tentativo fu condotto dal ministro Mastella nel 2007, successivamente sono stati fatti degli altri tentativi, ma per il momento non è stato conseguito ancora una conclusione. Grazie Stefano. La parola visto che è già stata fatta una sorta di ricostruzione storica del negazionismo, io volevo condividere con voi due o tre spunti dal punto di vista che a cui ho pensato leggendo il libro, ascoltando gli interventi. Innanzitutto, il primo è appunto che affrontare il negazionismo come viene affrontato in questo libro, cioè da punti di vista differenti, intanto è qualcosa che dal punto di vista storiografico, come chiunque al nostro paese, non fosse ancora stato fatto. Secondariamente, mi sembra fondamentale perché avere punti di vista diversi e eterogenei riesce a far sì che possa essere creata una visione in grado di mettere in luce aspetti che, presi singolarmente, sul negazionismo, non avrebbero potuto fornire una visione così chiara e così completa rispetto appunto alla singola analisi del tema negazionista. Da qua appunto emerge l'importante auspicio di superare queste diversità di competenze per creare quello che Francesco Romano definisce un luogo comune, in cui tutte queste conoscenze possano mettersi in comune e riuscire a passare dalle parole ai fatti, perché direi che è un po' questo il problema che almeno nel nostro paese emerge. Il negazionismo, come immagino sappiate, è qualcosa che sta crescendo sempre maggiormente e in realtà non si è fatto molto, anche la questione appunto che
che viene ribadita nel libro della necessità di arrivare alle definizioni giuridiche del reato di negazionismo, ha creato un dibattito incredibile che siamo qua facendo bene. Direi appunto che altro punto importante emerge della tensione dialettica tra verità e opinione, cioè tra ricostruzione della veridicità dei fatti storici e la salvaguardia della libertà di pensiero e di espressione. In realtà la difesa che viene fatta dalle tesi negazioniste è che deve esserci libertà di opinione, quindi libertà di parola per tutti. In realtà affermare il falso non ha nulla a che vedere con la libertà. Credo che questo sia qualcosa da tenere ben presente. Dicevo prima della crescita e dello sviluppo del negazionismo, come abbiamo visto nel filmato, come Stefano diceva prima, basta pochissimo, basta andare su internet, digitare qualunque cosa, e assicuro che emerge, riuscirete a trovare i siti, la maggior parte dei siti sono siti negazionisti. Il discorso che è fondamentale è appunto quello che bisogna riuscire ad attuare, bisogna creare e impegnarsi a livello culturale per sconfiggere questo tipo di deviazione. Perché io posso portare ad esempio le mie esperienze sia all'interno delle scuole, all'interno dell'università, sia qua c'è qualcuno che mi ha fatto più di me, ma partecipando alla rete della memoria, ci si rende conto che in realtà oggi i ragazzi non hanno gli strumenti necessari per affrontare questo tipo di deviazioni. Io spesso utilizzo, quando faccio lezione, un mondo di video, in realtà è video, quindi probabilmente anche diversi da questi, in cui io faccio vedere un quarto d'ora, 20 minuti e poi chiedo ai ragazzi cosa c'è di strano. E in realtà questi ragazzi non riescono a capire e dicono no, non c'è nulla di strano, non sta dicendo nulla. Io dico uno dei principali negazionisti, non dimentichiamo. E è questo, secondo me, il punto dove bisogna andare a lavorare. Mancano proprio gli strumenti culturali per riuscire a capire dove colpire il negazionista. Perché è verissimo, come ha detto bene il professor Cuzzi, insomma, come ho citato di anche appunto, il discorso però è che questa questione è un dialogo tra di noi, ma evidentemente bisogna far capire a un ragazzo perché, dove il negazionista sta raccontando una bugia. Sta modificando la verità e qua secondo me subentra assolutamente la questione proprio culturale, di formazione, di didattica che trovo in questo, da questo punto di vista essenziale. Essenziale anche per affrontare un altro tipo di tematica sempre legata al negazionismo, magari un pochino più raffinata, parlo della banalizzazione o del riduzionismo o dell'eccessiva monumentalizzazione, che in realtà anche nel libro è trattata appunto da Rocco. Lo vediamo tutti i giorni, parlo ad esempio dei cori antisemiti che troviamo allo stadio. Molto spesso da noi viene fatto passare tutto come folklore, le citazioni di Grillo piuttosto che quelle di Berlusconi, ma potremmo stare qua a raccontare tante altre, vengono sempre fatte passare come qualcosa di folkloristico, come qualcosa legato, sì, simpatico a piccoli gruppi. In realtà questa è una forma di riduzionismo e di banalizzazione che è, dal mio punto di vista, l'anticamera all'accettazione di queste tesi negazioniste. Perché se non si alza il tiro, se non si sta molto attenti fin dall'analisi di queste cose che sembrano in realtà sciocchezze, pian piano ci si abitua. Si arriverà probabilmente ad abituarsi a sentire cori antisemiti tranquillamente allo stadio senza nemmeno stupirsi, senza nemmeno dire nulla, e questo appunto poi
dal punto di vista porterà piano piano alla speculazione e quindi all'accettazione di questo tipo di cose. Per questo mi ricollego ancora anche al libro, trovo comunque necessaria una strumentazione giuridica che traccia appunto il confine tra la libertà di opinione e di parola e la diffusione deliberata di falsità, appunto per evitare, cioè per contrastare questo tipo di problematiche. Direi appunto che nelle varie forme di negazionismo che si trovano ovunque tutti i giorni oggi è appunto necessario combatterle, e questo deve essere fatto da un punto di vista da chi ha il dovere di educare, di conseguenza dagli insegnanti, come si fa all'università, e soprattutto nelle scuole superiori e nelle scuole medie. Purtroppo ciò, e posso dirlo per esperienza, cioè bisogna riuscire a forse individuare anche delle modalità differenti rispetto a quelle che si sono fatte oggi. Ormai il giorno della memoria viene molto spesso, almeno nelle scuole, relegato alla visione di un film, all'ascolto di qualche intervista a dei superstiti, dei resti portati attraverso internet, non viene fatto più nessun tipo di rielaborazione. Ciò implica che il significato non viene dato, non viene portato, perché quello rimane, la visione del film rimane, non viene analizzato, non viene fatto nulla. E questo tipo di modalità di diffusione della Shoah poi secondo me diventa controproducente, perché tutto si riduce o a un film che molto spesso ha una fine non brutta, definiamola così, oppure alla sovraesposizione di questi argomenti in pochissimo tempo, in modo tale che alla fine si è talmente stufi che non c'è la più. Io ho fatto ultimamente un viaggio con un treno della memoria, 20 giorni fa, un mese fa, in cui devo dire che onestamente ho sentito alcuni ragazzi dire basta, non ce la facciamo più, che noia. E sono veramente implicato da questo punto di vista, ma perché? Perché ho avuto veramente un bombardamento di notizie, di avvenimenti, di visione, senza avere una preparazione che invece arrivasse da molto prima. Questo secondo me è il vero problema dell'approccio culturale che si deve avere su questi temi, perché poi è anticamera, come dicevo prima, per poter affrontare, per poter dare gli strumenti culturali per affrontare il negazionismo e le sue varie visioni, appunto, banalizzazione, riduzione e quant'altro. Grazie Emanuele. Ma innanzitutto io ringrazio molto sia i ragazzi di Lapsus, perché so che è complicato, conosco il lavoro che fanno gli studenti anche nella mia università, è molto complicato organizzare, stare insieme, cercare di mettere insieme anche se vogliamo il desiderio di conoscenza degli studenti, che però in qualche modo, per qualche ragione che forse andrebbe anche analizzata, si disperde in mille rivoli e quindi poi alla fine veramente sono impugnati i giovani che si impegnano su queste cose, perché il mondo è un corso, io lo so bene. E poi naturalmente volevo ringraziare Marco Puzzi non soltanto per l'invito nella sua università, ma soprattutto per aver collaborato in questo libro, che per noi è stato importante. E così anche appunto Emanuele, con il quale avevo avuto modo di ragionare su una futura strutturazione della rete universitaria del giorno della memoria, della quale facciamo tutti parte, e ovviamente sono molto felice di aver avuto come interlocutore qui stasera anche il dottor Gatti, il Stefano Gatti, che ha
raccontato anche il punto di vista di qualcuno che fa, diciamo, un'attenta analisi di quello che sta succedendo intorno a questi temi, perché poi il senso del video che vi ho mostrato è esattamente questo, cioè io l'avevo preparato soprattutto perché, come un po' anche Emanuele stava ricordando, la Regione Puglia, l'amministrazione, diciamo, da Endola, anche per ragioni politiche, da 5 anni promuove il mese della memoria, quindi non il giorno della memoria, ma il mese della memoria, il che significa che ogni 5 anni in questa parte, ogni anno, tra la fine di gennaio e la fine di febbraio, si svolgono in almeno 200 località della Puglia, quindi anche paesi piccolissimi, manifestazioni che hanno a che fare con la memoria, il tema della memoria, la ricostruzione del passato. Questo per tante ragioni, ma naturalmente, insomma, sicuramente anche un senso politico molto forte questa scelta. Devo dire che io ho aperto per 3 anni consecutivi il mese della memoria della Regione Puglia, perché mi occupo di questi temi, non sempre nello stesso modo, con lavori diversi, mi occupo di questi temi da un po' di tempo. E quest'anno l'intero mese della memoria è stato dedicato al negazionismo, quindi abbiamo inaugurato il mese della memoria con la presenza di Cassomo, che era proprio da poco reduce dalla votazione che c'era stata in Senato, dove però poi di nuovo si è affossato completamente il dibattito, non se ne parla più, e quindi insomma perché il cuore, il nucleo è sempre la famosa questione dell'istituzione del reato di negazionismo. Però devo dirvi la verità, un po' si è capito dagli interventi sia del professor Buzzi che di Emanuele Gallo, non era esattamente solo questo il nostro obiettivo. Cioè, quando noi abbiamo dato vita a questo, perché il libro nasce da un incontro barese, a Bari, all'Università di Bari, abbiamo fatto un incontro e quando io e il mio collega abbiamo cominciato a ragionare su questo strutturato, abbiamo ritenuto, abbiamo ovviamente consapevoli di quello che era il dibattito nella letteratura italiana su questi temi, ci eravamo resi conto che c'erano degli interventi un po' rapsodici che venivano da discipline diverse, c'erano ovviamente molti storici, ovviamente molti, parecchi giuristi. Di Cesare, Donatella Di Cesare, aveva da pochissimo pubblicato il suo libro, che era una più lettura filosofica di questi temi, e però c'era una grande dispersione di energie. L'idea di questo libro, il luogo comune di parlare pulire, era questo, cioè mettere insieme competenze diverse per provare a guardare a questo fenomeno da più punti di vista, ma anche, come ho detto prima, Marco Puzzi, con l'obiettivo di fare le proposte, perché non volevamo soltanto ricostruire. E infatti ve lo dico subito un po' anche qual era la proposta, che è emersa anche abbastanza prepotentemente. Cioè, diciamo che tendenzialmente fra di noi in questo volume ci sono 2 giuristi, 2 storici, vabbè, in realtà uno storico della storia contemporanea che è il professor Puzzi, e poi Paolo Coel, che è uno storico dell'arte, quindi tra l'altro si occupa di museologia, in particolare di museologia dell'Olocausto, della Shoah, un islamista, che è molto importante perché c'è tutta la branca del negazionismo islamico, e poi 2 filosofe, appunto Donatella Di Cesare, che abbiamo pubblicato quel libro, io coordinavo un po' i lavori. E quindi, diciamo, questo libro è nato dalla necessità di parlarci fra noi, cioè di cercare di capire ognuno di noi dalla propria disciplina come guardava a questo fenomeno. Naturalmente ci siamo resi conto abbastanza rapidamente che tutti eravamo tendenzialmente concordi sull'idea che occorra, perché non abbiamo fatto nulla ancora, fare qualcosa. Cioè non si può soltanto, innanzitutto secondo me è completamente sbagliato dividersi tra pro e contro l'istituzione del reato di negazionismo. Bisogna trovare delle soluzioni. E a mio parere una soluzione in qualche modo si adombra in questo volume, si fa intravedere. Ed è quella di, perché guardate, il problema è la ragione per cui io ho inserito quei passaggi sui volumi. Il problema con questi negazionisti anche aggressivi, come Diodonè, che è estremamente aggressivo, e che questo personaggio era un personaggio che faceva del cabaret quasi allo spettacolo, con spettacoli dove partecipavano 200-250 persone. Dopo che esplosa la vicenda, diciamo a livello mediatico, con i divieti, eccetera, i suoi show andavano 5.000 persone. Quindi il problema
ma quello di Dieti, e che producono talvolta, molto spesso, esattamente l'effetto inverso rispetto a quello desiderato. Allora bisogna interrogarsi, e c'è una cosa sulla quale non possiamo recedere, poi possiamo ragionare, ci vuole il carcere, non ci vuole il carcere, perché chiaramente capite bene, punire un reato che qualcuno sostiene essere un reato di opinione, secondo me non è un reato di opinione, in realtà viene sostenuto da me, non è un'opinione, viene semplicemente falsificata la storia, cioè non è un'opinione, non è la doxa, diciamo, io la penso così e tu la pensi così, il problema non è come la pensiamo, il problema è quello che è successo, alcune cose sono successe, se tu le neghi, stai semplicemente diffondendo una menzogna, quindi diciamo, forse bisogna essere un po' attenti anche a questo, però il problema è che non si può concedere, questo deve essere fatto, assolutamente necessario, che qualcuno faccia quell'operazione di falsificazione della storia da una cattedra. Questo non lo si può concedere. Non lo si può concedere nelle università, non lo si può concedere nelle scuole. Allora, la domanda, è necessario istituire in Italia il reato di negazionismo? Io vi dico sinceramente quello che penso, secondo me sì, però attenzione al tipo di pene che sta di là per il reato, perché in effetti probabilmente se mandiamo questa gente in galera rischiamo di farne degli errori, dobbiamo ragionare su questo, ma tuttavia occorre che ogni scuola, che ogni università si doti di un regolamento che impedisca in maniera definitiva a queste persone di sedere su una cattedra, di stare da una cattedra a parlare di questo, a propugnare questo tipo di falsificazione della storia. Lo sapete perché recentissimo c'è il caso Moffa, che è quel signore che avete visto prima, che allora sta all'università. Tra le altre cose voglio dire tra parentesi, ma è importante, che la rete universitaria per il giorno della memoria nasce a Teramo e nasce come risposta a Moffa, cioè come dire, la necessità di fondare una rete di docenti universitari che invece, anche per far vedere che noi siamo tanti, perché siamo tantissimi, che lavorano con serietà, ognuno dalla propria disciplina e con le proprie competenze, su queste cose è nato esattamente per reagire alla vicenda Moffa. Ma non c'è solo la vicenda Moffa, di qualche settimana fa c'è la vicenda di questo professore che in un liceo artistico romano ha anche lui sostenuto che non esisteva la camera a casa, cioè è stato sottoposto a un giudizio da parte dell'ispettore del ministero ed è ancora in cattedra, cioè non è stata nemmeno immaginata la punizione, un po' perché probabilmente non hanno strumenti, quindi c'è fatto e quindi occorre una legge che lo stabilisca, questo è un po' sicuro, ma dall'altro lato c'è anche probabilmente, come dire, una eccessiva tendenza politica, o molte virgolette, a stigmatizzare questo tipo di bisogni. Quindi questo libro, a mio parere, ha questo come, come sua prerogativa, come sua caratteristica, l'ha detto anche prima Emanuele, cioè di essere il primo luogo italiano in cui delle persone che provengono da luoghi molto diversi si incontrano e ragionano su questo. Per esempio, molto interessante anche l'approccio del museologo, perché anche la vicenda dei luoghi della memoria, vedete, prima giustamente diceva Emanuele, c'è un grosso problema. Per esempio la Regione Puglia probabilmente dal prossimo anno non farà più il mese della memoria, perché quest'anno, dopo 5 anni, tutti hanno constatato che c'è un'enorme stanchezza, soprattutto nelle scuole, perché il mese funziona con moltissimi eventi delle scuole, ovviamente, i ragazzi cominciano a reagire esattamente come ci stava dicendo Emanuele, cioè con una certa in sofferenza nei confronti di un discorso che avverto come ripetuto. Allora questo è un problema, innanzitutto perché, guardate, la Shoah è entrata nell'immaginario collettivo, ma come è entrata nell'immaginario collettivo? È entrata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, quindi per esempio attraverso i film, che sono ovviamente quelli che il numero maggiore di persone va a vedere, però è entrata anche per esempio con prodotti culturali o artistici come la Vita Bella, dove c'è un fatto serio di banalizzazione, no? Perché voglio dire, guardate, io quando ho preparato con i miei studenti, i dottorandi mi hanno aiutato a preparare questo materiale, siamo stati molto indecisi perché
io non volevo mettere nessuna immagine nei campi, cioè io non volevo chiudere come abbiamo chiuso. E però poi a un certo punto mi sono posta insieme a loro una domanda: quando io vado a mostrare questo tipo di materiale, cioè tutto quello che precede gli ultimi tre minuti, che poi delle altre cose sono preziosi perché ho un filmato che Hitchcock ha girato nei campi, lo sapete che è stato anche reperito abbastanza di recente, diciamo. Il problema è che il rischio di montare insieme tanti materiali negazionisti rischia di produrre l'effetto di amplificare quel tipo di atto, come dicevi, quando faccio vedere 15 minuti di video, se li faccio vedere così, senza dire nulla né prima né dopo, e chiedo agli studenti che cosa avete capito, cosa c'è di strano, degli studenti che dici no, non ci trovano molto di strano, l'opinione di un storico, più o meno. Allora, questo è il problema. Il problema è anche quello della banalizzazione. Se ne parla moltissimo e se ne parla in maniera molto spesso estremamente superficiale. E quindi naturalmente questo finisce anche per produrre fenomeni abbastanza sconcertanti, come scusate, quello che per esempio sta accadendo intorno ad Auschwitz. Vale a dire, forse avete letto anche voi sul web, questa cosa è abbastanza allucinante che è accaduta di recente. Se voi andate sul sito di TripAdvisor, perché state organizzando un viaggio ad Auschwitz, e cliccate lì su TripAdvisor, ci sono gli alberghi consigliati con veramente vista sul campo, cioè qualcosa veramente sconvolgente. Come l'altro giorno sul web hanno mostrato, e su eBay ce ne sono moltissimi, i gadget legati ad Auschwitz, le borse con l'immagine del cancello sulla borsa, cioè voglio dire, stiamo andando incontro a dei processi che sono ovviamente fanno parte della, come dire, idea globale che il cosiddetto turbocapitalismo ha della nostra vita, dell'esperienza umana, cioè che tutto si può tradurre in merce, tutto. E quindi si può tradurre in merce anche il cancello di Auschwitz. Per cui non ci deve sorprendere se poi un personaggio come Grillo utilizza questo tipo di linguaggio, perché Grillo sa benissimo chi ha di fronte. Cioè, lui sta vendendo un prodotto e quindi utilizza un linguaggio della comunicazione promozionale, della pubblicità, che arriva immediatamente al cuore. D'altra parte, per giorni abbiamo parlato di quello che Grillo aveva fatto con quella scritta. Quindi i rischi sono enormi, i rischi sono enormi. Allora, chiudo su questo, il giorno della memoria. Il giorno, adesso noi dobbiamo ripensare il giorno della memoria. La rete è nata esattamente per questo. Per esempio, una delle cose a cui abbiamo pensato è che non si faccia esercizio della memoria solo nel giorno della memoria. Infatti, abbiamo individuato con la rete quattro date nell'arco dell'anno, che sono il 27 gennaio, certamente, ma accanto al 27 gennaio, il 25 luglio, che è il giorno della caduta del fascismo, il 16 ottobre, che è il giorno dello sfollamento del ghetto di Roma, e il 25 aprile, ovviamente, il giorno della liberazione. E provare a immaginare delle forme di raccordo della memoria che attraversino la storia del Novecento, e quindi che arrivino con una consapevolezza cresciuta anche a parlare di Shoah e a parlare di queste cose. Questo è un primo punto. Quello che però io voglio dire per spezzare, come si dice, una lancia invece a favore delle, diciamo, celebrazioni, perché di questo si tratta, le relative alla memoria, è che credo che su questo forse Marco Cruzzi, come storico contemporaneista, mi può confortare. Credo che almeno sia servita l'istituzione del giorno della memoria a costringere le scuole ad andare oltre la seconda guerra mondiale. Perché quando finché siamo andati a scuola noi, ma anche persone molto più giovani di noi, si finiva l'ultimo anno di liceo, si arrivava stentatamente alle ragioni della seconda guerra mondiale.
cioè non si faceva la seconda guerra mondiale, non si faceva in tempo. Allora, almeno a questo è servito, cioè a costringere la scuola a prendere atto, a ragionare sul contemporaneo, perché va bene, qui io una vecchia polemica, diciamo un po' con tutto quello che ha a che fare con la pedagogia dell'altra, insomma, cioè, l'allergia, mi hanno dato l'incarico di insegnamento in un passo, no? Questi FA, PASS, di didattica della filosofia, io ho detto, vabbè, filosofia sì, penso a didattica, è impossibile, per favore, ma non perché non abbia una grandissima stima nei confronti, ah, io voglio insegnare, mi piace moltissimo, non mi piacciono i didatticismi, non mi piace tutta questa pseudo-epistemologia che ruota intorno a queste cose. Però devo dire che appunto anche la storia necessita di un ripensamento assolutamente radicale sul modo in cui noi arriviamo ai giovani. Allora, in quello io penso che, diciamo, il lavoro che stiamo facendo anche con delle rete universitarie di Giovani della Memoria forse potrà un minimo contribuire quantomeno ad alimentare un dibattito su questi temi. Diciamo, approfitto soltanto di questa occasione, qui c'è Marco, ma in questo libro ci sono colleghi di tante parti d'Italia, domani sarò a Torino a presentare questo libro, c'è un collega giurista Jorge Luther di Torino che è intervenuto in questo volume. E quindi devo dire che questa rete anche a livello nazionale funziona e mi sembra anche già questo un eccellente risultato. Grazie.